in piazza per chiedere migliori condizioni di lavoro. La protesta degli insegnanti in Ungheria prosegue, migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Budapest per far sentire la propria voce, docenti ma anche tanti studenti, per una scuola migliore. Io sono un'insegnante, mi sono laureata 2 anni fa da quando ho preso la laurea. Ho già cambiato 3 posti di lavoro, uno al Museo del Terrore, proprio dietro di me. Poi insegno in 2 scuole, non voglio farlo per il resto della mia vita. Giovedì scorso il governo ha promesso ai docenti un aumento degli stipendi, ma questo non è bastato al personale del settore che chiede una riforma globale del sistema educativo ungherese. Un insegnante che ha lasciato la professione poco tempo fa fa notare che era oberato di lavoro ed era stanchissimo. Non avevo più il tempo nemmeno di giocare con i bambini. Lavoravo in pessime condizioni con libri di testo vecchissimi e superati. Ero molto stanco, facevo un sacco di straordinari, ma lo stipendio era una miseria. La protesta degli insegnanti si è svolta in tutto il paese, anche nei piccoli villaggi rurali. Ora la prossima grande manifestazione degli insegnanti si terrà il 23 ottobre nella capitale, il giorno della festa nazionale.